Pensare dopo 30 anni è quello che è avvenuto il 6 dicembre del 1990 determina sempre una forte emozione, un coinvolgimento. E con la poesia rivoltare la terra non per forza in memoria, piuttosto come atto di futuro, come atto di speranza, come atto di lotta. Io devo dire che adesso, dopo 30 anni, è la prima volta che entro in quest'aula, in questa scuola. Non sono più neanche passato, quando passavo ve la vedevo, però facevo fatica, insomma, cioè io mi commuovo ancora. Nessuno potrà mai restituire quei ragazzi, Antonella, Alessandra, Alessandra, Deborah, Laura, Laura, Elena, Elisabetta, Carmen, Tiziana, Sara e Dario, alle loro famiglie e alla nostra comunità. Ma in nome di quella tragedia e di quel drammatico avvenimento c'è bisogno che questo Paese introduca nella legislazione, appunto, il riconoscimento di status delle vittime. Possiamo rivendicare con orgoglio che questa collettività nel suo insieme ha saputo riscattarsi e farsi in qualche modo giustizia da sola, rimanendo unita, affrontando insieme il dolore e la ricostruzione, ha saputo trarre da questa esperienza drammatica la forza di reagire, rafforzando la propria coesione sociale e la condivisione di un percorso di solidarietà. Penso che l'esperienza della comunità di Casalecchio offra un grande insegnamento anche all'Europa e a tutti noi, specialmente in questo momento di crisi, perché la pandemia da Covid-19 ci ha posto di fronte a emergenze senza precedenti, ma ha sottolineato il ruolo chiave della solidarietà. Il 6 dicembre è stato il mio momento. Quel momento. Quello in cui ho visto la finestra aperta, che era quella che dovevo attraversare per portare me stessa in salvo. Io sono Salvemini. Io sono il Salvemini. Anche io sono il Salvemini. Anch'io sono Salvemini. Precisamente dalla finestra dell'Istituto Salvemini entra la guerra. Tutti quei morti, tutti quei ragazzi morti, così, tutti quei feriti. Com'è possibile una cosa così assurda? Lo Stato non disse io sono i Salvemini. Lo Stato disse tutto il contrario. Lo Stato disse, scelse di difendere i suoi aerei militari e non le sue scuole. Decise di difendere le sue divise e non i suoi figli.
io personalmente le parole le ascoltai, le compresi la prima volta dagli occhi eloquenti e gonfi di lacrime dei genitori di alcuni dei ragazzi, quando quasi 5 anni or sono visitai la sede che ospita la loro realtà insieme a tante associazioni di solidarietà. Sono trascorsi 30 anni dal tragico 6 dicembre del 1990 in cui 12 giovani studenti vennero uccisi da un aereo militare precipitato in fiamme sulla loro scuola, l'Istituto Tecnico Gaetano Salvemini di Casalecchio di Reno. Quelle vite spezzate sono iscritte nella memoria della Repubblica e il ricordo dei ragazzi, dei loro nomi e dei loro volti accomuna oggi l'intera comunità civile, che si stringe ai familiari, ai superstiti, ai soccorritori di allora e a quanti negli anni hanno poi lavorato per la ricostruzione morale e materiale. Nulla potrà mai lenire un dolore così grande, nulla potrà cancellarlo dalla storia di una comunità. La memoria è fondamento di civiltà e la sua condivisione genera solidarietà, coscienza, cultura. I compagni di scuola, l'associazione dei familiari delle vittime, tutta la città di Casalecchio sono stati e sono testimoni di questi valori e ancora adesso, nel ricordo dell'immane tragedia, promuovono responsabilità, unità, partecipazione. La sicurezza è un diritto di cittadinanza. Quanto accadde 30 anni or sono non deve mai più verificarsi. Responsabilità delle istituzioni è garantire norme e standard di sicurezza che assicurino sempre l'integrità dei centri abitati e l'incolumità di chi vi abita. Le immagini di quei momenti drammatici rilanciano questo monito e richiamano un impegno comune che non ammette pause o lacune.